Buonasera, questa cartolina creata dal regista Egidio Luna ci ha mostrato alcune bellezze di Aulla. Siamo in provincia di Massa Carrara e al Palasport La Quercia si disputa il match valido per il campionato italiano pesi welter junior tra Gianluca Branco, lo vedete con i pantaloncini azzurri, e Massimo Bertozzi, lo sfidante, pantaloncini bianchi con banda rossa. Subito un atterramento subito da Bertozzi. Dopo pochi secondi il match si infiamma e volge subito in favore di Branco, 28 anni da compiere il 20 luglio, nato a Civitavecchia, ha un record di 16 incontri e 16 vittorie. Un titolo conquistato, quello da Branco, il 30 maggio del 97 a Castellammare di Stabia contro Cioffi e poi difeso ai punti contro Strabello il 28 agosto dello scorso anno. Da notare che Branco, che deve proseguire l'azione offensiva dopo il primo KO inferto a Bertozzi, è campione intercontinentale della WVU, soprattutto Noghi, l'ungherese Lajos Noghi, il 13 febbraio del 97 a Civitavecchia. È dunque un pugile emergente, dotato di una buona tecnica, non ha un pugno particolarmente incisivo, anche se le prime azioni farebbero pensare il contrario, ma la sua azione spesso è dinamica, è un attaccante puro. Certamente una carriera diversa, quella di Massimo Bertozzi, 31 anni, ha un record di 40 match, 21 vittorie, 18 sconfitte e un pareggio. Ma quelle 18 sconfitte non devono comunque ingannare, perché Bertozzi è un vero e proprio gladiatore del ring ed è un pugile imprevedibile. Ha disputato diversi titoli italiani, non sempre è stato fortunato e in particolare il 25 ottobre del 97 contro Sandro Casamonica è stato sconfitto per KO alla prima ripresa. Questo match rappresenta per Bertozzi un po' il momento della verità, capire se bisogna andare avanti oppure cercare altre strade, altre soluzioni. Bertozzi tra l'altro ha avuto la possibilità di difendere o di attaccare in diverse categorie di peso, questa comunque sembra a lui la più congeniale. Una prima ripresa dunque che si è aperta con il KO improvviso da parte di Branco, tra l'altro è il fratello di Silvio, campione del mondo dei pesi medi WBU, una struttura fisica comunque, come potete notare, completamente diversa. Gianluca Branco è alto 1,74 m. Entrambi i pugili hanno fatto segnare alla bilancia 63 kg e 400. Ricordo che siamo al Palasport La Quercia di Aulla. Sentite gli incoraggiamenti da parte dell'angolo di Bertozzi, che però è costretto a incassare una serie proprio nel finale. E dunque un primo round nettamente in favore del campione italiano. Ricordo 16 match e 16 vittorie. Ecco la grafica proposta dal regista Egidio Luna. Sentiamo anche i suggerimenti proprio dall'angolo. Poi quando lanci quel calcio giù, deve essere papam! Eccoci invece all'angolo di Bertozzi. Perché lo aspetta per mettere il suo. Ha subito un problema all'occhio sinistro. Come stai? E allora, tranquillo, dopo hai fatto le cose bellissime. Farti il fino piano. Però non dare confidenza, non fare. Tutto si invita a Bertozzi alla calma, alla tranquillità. Dopo vediamo. Non fai spaventare il primo KO subito dopo pochi secondi. Chiaro? Non fare. Diceva che Bertozzi è pugile esperto del ring, ma soprattutto il pericolo per lui è rappresentato dalle prime riprese. Se riesce a superare indenne le prime 2-3 riprese, allora davvero può essere una serata difficile per Branco, che è un po' un velocista del ring, mentre Bertozzi può essere paragonato un po' a un diesel, viene facilmente sorpreso, ma poi ha grandi capacità di incassatore e soprattutto sa come gestire un match difficile come un incontro valido per il campionato italiano e soprattutto contro un avversario del calibro di Branco.
Andiamo proprio a vedere il match con Branco che ha preso il centro del ring. Sentite anche i diversi incoraggiamenti da parte dei due angoli, come si inviti soprattutto Bertozzi a non rimanere fermo sui colpi vicino alle corde. Ogni tanto Branco per dare qualche colpo ai fianchi e spezzare un po' il fiato all'avversario. E qui va giù ancora Bertozzi. In realtà non ci è sembrato di vedere un colpo particolarmente duro da parte di Branco, che ha avuto anche un gesto di disappunto, quasi a dire non l'ho toccato, chissà poi se il regista Luna ci farà vedere al replay questa azione. Un po' di dubbio, un po' strana, e qui l'attacco è incisivo da parte di Branco, ma lega bene Bertozzi. È il momento forse più difficile del match per Bertozzi. È fuori misura Branco, poi insiste, colpi larghi che però finiscono sui guantoni, abbassa completamente la guardia Bertozzi. Questo è un po' un difetto da parte di Bertozzi, che tende ad abbassare il jab. E ancora a rischio Bertozzi. Branco prende un po' di tempo. Si sente evidentemente sicuro il pugile di Civitavecchia, allenato da Pietriccioli. È ancora il destro che entra. I colpi che fanno male, che tolgono anche un po' la capacità di pensare logicamente. Momento difficilissimo per Bertozzi. Due atterramenti nei primi due round e la seconda ripresa non è ancora finita. Bene Branco adesso con l'azione di jab e destro, ma Bertozzi, come vedete anche dalla mobilità, sembra essersi ripreso qui. Si aiuta con le corde, poi sguscia via. E attento Branco, entra adesso con il sinistro. Ma mancano pochissimi secondi al termine della seconda ripresa, con Bertozzi che va via da una parte all'altra. Secondo la grafica il suono del gong sarebbe arrivato anche 10 secondi prima, ma comunque Bertozzi ce l'avrebbe fatta. Sentiamo adesso all'angolo, vedete dietro il signore con gli occhiali è Benito Viligiardi, uno dei maestri più famosi d'Italia nella storia del pugilato. Tra l'altro ha accompagnato per diverso tempo pugili del calibro di Tiberio Mitri, di cui davvero c'è un tuffo nel passato, un pugilato glorioso. Ecco qui una bella... Ecco il momento, l'episodio proposto da Luna. Ecco, vedete il gesto di Branco, quasi a dire ma non l'ho neanche toccato. Vediamo da vicino. Ecco, questo è un sinistro. Si piega quasi volontariamente, si ha l'impressione, Bertozzi, le gambe, forse per evitare una combinazione peggiore. Comincia la terza ripresa, comunque sul tabellino di Branco in suo favore, due atterramenti e quindi già in svantaggio di punti Massimo Bertozzi. Davvero in salita questo match per lui, che doveva rappresentare un'occasione di riscatto e invece davvero si sta rivelando una serata più difficile del previsto. Sentite gli incoraggiamenti da parte dei secondi di Bertozzi, di muovere sempre le gambe, di non offrire cioè un bersaglio fisso a Gianluca Branco. I suoi guizzi improvvisi per il momento disorientano Bertozzi. 21 vittorie, 18 sconfitte, un pareggio in una carriera davvero molto lunga. Un titolo italiano è stato inseguito da Bertozzi sin dal 26 marzo del 93 nella categoria dei super leggeri, ma in quella circostanza perse ai punti da Calamati. Poi ancora il 23 luglio del 94, questa volta la sconfitta arrivò ad opera di Perna. C'è ancora
Il 4 gennaio del 96, Civitavecchia, Presciutti, KO tecnico alla quinta ripresa. Comunque un pugile di solida esperienza, Bertozzi, che sembra avere già ripreso confidenza con il quadrato dopo quell'inizio un po' traumatico. KO subito dopo pochi secondi contro Branco. Vedremo come si muove Bertozzi sul ring, non offre mai un bersaglio fisso. Sentite, cattivo con il sinistro, ma certamente Branco non dà la possibilità a Bertozzi di dare il meglio. Adesso si cambia scenario, si passa all'angolo di Branco, dove certamente i toni sono più accesi e si pensa più all'attacco, alla finalizzazione della scherma di Branco, pugile di buone qualità ma che forse si deve sciogliere un po'. Qui vedete, non riesce questo assalto, finisce sul guantone sinistro di Bertozzi. Almeno due i punti di vantaggio di Branco nei confronti di Bertozzi. Siamo al terzo round. Ricordo che i campionati italiani si disputano sulla distanza delle 10 riprese. Questo terzo round termina ancora in favore di Branco, ma già c'è un maggiore equilibrio. Sentiamo proprio l'angolo di Branco. Insomma, però quando è all'angolo te isoli i colpi, capisci? Bertozzi. Bellissimo questo scambio verbale. Mi hanno chiesto come stai. Bertozzi ha risposto da Dio. Capisci? Grande cosa, grande volontà da parte di Bertozzi. Ancora una fase della terza ripresa riproposta dal regista Gigi Luna, e qui è Branco a essere sorpreso dal destro di Bertozzi. Sta per cominciare il quarto round con Branco forte e di due atterramenti. L'arbitro è Salvatore Avola, come ricorda la grafica. Sembra più convinto Bertozzi all'inizio di questo quarto assalto, anche se ha sempre questo difetto, a nostro avviso, poi sarà un atteggiamento tattico voluto, di mantenere il jab basso, ma così si offre all'avversario in maniera più scoperta. Un po' di pausa da parte di Branco, che sa di essere in vantaggio di punti. Gira Bertozzi, ma incappa nel jab di Branco, finisce sulla spalla, quindi non ha efficacia questo colpo. Sentite le indicazioni dall'angolo di Branco, che qui però sembra subire e poi reagisce con un gancio destro Branco. Bella ancora una combinazione al mento di Branco, ma Bertozzi si è svegliato. Non ci sta a fare la comparsa, vedete ogni tanto qualche esercizio di defaticamento con le braccia che vengono scaricate di lato. Al corpo adesso Branco. Sentite, non lo fate riprendere, hanno detto a Branco, e in effetti il pericolo per Branco è proprio questo, cioè che Bertozzi lentamente stia recuperando. Bene Bertozzi, è una fase favorevole a lui, sta mettendo in difficoltà Branco, inspiegabilmente fermo, la sua grande carica e il suo dinamismo si sono improvvisamente affievoliti su questo assalto di Bertozzi, che invece è più vivace, più creativo in questa fase finale del quarto round, e Branco è rimasto lì fermo alle corde.
Adesso il sinistro che sorprende nettamente Branco. Momento di difficoltà per Branco, che cerca di reagire, si aggrappa all'orgoglio, ma è bravo Bertozzi. Bravissimo a superare il momento di grande disagio psicologico. E Branco, per la prima volta nel corso del match, è in affanno. Bene ancora il destro di Bertozzi. E questa è una ripresa che assegniamo a Bertozzi dopo due riprese in favore nettamente di Branco. La terza possiamo definirla pari, la quarta è a nostro avviso di Bertozzi, e vogliamo anche con questo un po' premiare il coraggio dello sfidante, che finalmente si è svegliato dopo due riprese un po' vissute in letargo. Branco forse si è affidato troppo del vantaggio, ha creduto di poter disporre dell'avversario a proprio piacimento. Invece non è così, perché Bertozzi, come avete visto da questa azione rallentatore riproposta dal regista Luna, ecco, sentite, non va bene. Fai vedere quello che sai fare, e poi la domanda con un'ombra: cosa ti sta succedendo? E Branco che nascondeva un po' lo sguardo, perché in effetti non è il pugile brillante delle prime due riprese. Adesso vediamo se l'orgoglio di Branco sorreggerà questa azione nella quinta ripresa, e fino a che punto sarà possibile contrastare il risveglio di Bertozzi, che a nostro giudizio ha vinto meritatamente il quarto round. Due strutture fisiche anche piuttosto diverse, più compatto Branco, dinoccolato, più longilineo Bertozzi, anche se al peso, come abbiamo detto, entrambi hanno fatto registrare 63-400, ma attenzione ancora a questa fase interessante del match. Certamente Branco si trova davanti non lo stesso pugile che ha affrontato nelle prime due riprese. E qui ancora è il sinistro di Branco che va ad abbattersi su Bertozzi, ma senza danni visibili. Vedete che avanza Branco, ma senza colpire. E ne approfitta Bertozzi per far saettare il suo jab. Ecco il sinistro puntuale. Questo dà anche un po' la capacità di capire come Bertozzi sia lucido. Dall'angolo è partito il suggerimento sinistro, immediatamente Bertozzi non si è fatto pregare due volte, ha fatto scattare. Vuol dire che il pugile è attento, sente, ascolta i secondi. E adesso ancora una fase favorevole a Bertozzi, dotato di grande coraggio, ne approfitta per mettere a segno qualche colpo al fianco. Forse Branco qui tiene con il sinistro il collo dell'avversario. Non c'è l'intervento dell'arbitro, finora un match correttissimo e adesso anche di una buona intensità. Branco in difficoltà in questa fase del match. È chiaro, è ancora in vantaggio di punti, ma non è il Branco che siamo abituati ad ammirare, e soprattutto il Branco che ha saputo costruire una buona carriera anche a livello internazionale. Ricordiamo infatti che è campione intercontinentale della WBO, i pesi Walter Junior. E adesso suggeriscono a Bertozzi di allontanarsi, di non insistere troppo nell'azione d'attacco, potrebbe incappare in qualche colpo d'incontro. Si riscalda il match anche all'angolo di Bertozzi e a quello di Branco. I
suggerimenti si moltiplicano. Sentiamo, sentiamo cosa dicono proprio all'angolo di Bertozzi. Umberto, siamo in quattro. Hai quasi pareggiato il tiro? Credimi. Hai quasi pareggiato i conti. Perché lui non può mettere i piedi. Capisci? Vedete come si ricorre anche al ferro per ridurre l'ematoma sotto l'occhio sinistro. Un livido vistoso, ma Bertozzi è in ottima condizione. E Branco, che continua a essere in vantaggio di punti, ma questa ripresa comunque complessivamente pari al nostro giudizio, non può essere così tranquillo. Questa signora che vedete è Rosanna Conti Cavini, l'organizzatrice del match. Sta per cominciare il sesto round con Branco, ricordo, sulla sinistra del teleschermo, con i pantaloncini azzurri, Bertozzi pantaloncini bianchi con banda rossa. Branco, dicevamo, è in vantaggio di punti, ma deve fare di più, deve osare se non vuole subire un improvviso ritorno di Bertozzi, uno specialista in questo genere di match che spesso sembravano ormai senza storia, sono stati invece completamente trasformati da Bertozzi, pugile che sembra fatto di gomma per come si muove sul ring, ma i suoi pugni sono efficaci. E avanza sempre Bertozzi, non si ferma mai. Mentre dall'angolo di Branco, sentite, si invita a fare pressing, a non dare la possibilità a Bertozzi di pensare, di costruire azioni. Bene, adesso Bertozzi con un gancio sinistro cerca di rispondere. Branco sa legare bene Bertozzi. Un'esperienza certamente è notevole quella di Bertozzi, 40 match contro i 16 di Branco, 3 anni di differenza tra i due, Branco è nato nel 70, Bertozzi nel 67. Comunque Bertozzi dimostra ancora di poter reggere validamente il ring indipendentemente dall'esito che avrà questo incontro. Qui bene Branco con il sinistro, sorprende Bertozzi che a sua volta risponde con il jab sinistro. Ne approfitta ancora Bertozzi per mettere qualche colpo ai fianchi. A vuoto adesso Branco, che colpisce anche sotto la cintura con il sinistro. Difende Branco con efficacia. Bene adesso Branco, buona questa combinazione sinistro-destro. E ancora Branco, che ha sicuramente un pugilato più pulito, ma ripetiamo, come intensità sta soffrendo il ritmo proposto da Bertozzi, che come un'ombra avanza. E siamo sempre lì, vicino alle corde, forse ha subito un colpo con l'interno del guantone Branco. Termina anche questa ripresa a segnare proprio al campione, in virtù della pulizia dei suoi colpi. Ecco, infatti, i complimenti all'angolo di Branco. Vediamo che è allenato da Pietriccioli, Gianluca Branco, dietro Benito Filigiardi. Destro il gancio sinistro, lo iso, destro il gancio sinistro, montante sinistro. La raccomandazione di doppiare i colpi. Ecco Bertozzi, non riesce con il sinistro a graffiare, ed ecco puntuale invece il sinistro, bello efficace, di Branco. Oh,
adesso siamo nella seconda parte del match, con la settima ripresa. Con questa ancora 4 round, sono lunghissimi, 12 minuti sul ring dei telespettatori sono davvero un'eternità, anche 10 secondi in questo difficilissimo sport rappresentano spesso l'occasione per capovolgere completamente un match, anche di meno, e quindi ancora tutto da scrivere volendo questo incontro. Ripetiamo che Branco ha avuto la possibilità di vivere un avvio velocissimo con un atterramento di Bertozzi nel primo e nel secondo round, ma poi Bertozzi si è risvegliato, ha fatto sua la quarta ripresa e adesso è lì, certamente dà fastidio a Branco, che non riesce, pur mantenendo il vantaggio, a imporsi in maniera netta, chiara e decisa. Quindi un titolo italiano tutto sommato incerto. Un incontro finora corretto, soltanto un livido sotto l'occhio sinistro di Bertozzi, dunque l'intervento medico sarebbe immediato. Una delle curiosità proprio del match è legata al medico di bordo ring ed è il sindaco stesso della città di Aulla, Lucio Barani, sindaco che ho passato anche alla storia, se così vogliamo dire, della città per alcune iniziative come il cimitero degli animali, il cartello antipasseggiatrici delle strade della città di Aulla, così tanto per citare qualche iniziativa. Ma a parte queste curiosità andiamo a vedere proprio il match. Siamo alla settima ripresa e Branco sulla sinistra viene richiamato adesso dall'arbitro. Un round, un po' di studio tra i due, anche perché finora, nonostante i colpi non siano stati tantissimi, l'intensità è stata piuttosto elevata. Adesso sembra che i due boxer vogliono un po' tirare il fiato, e almeno per il momento non ci sono state azioni significative, soltanto come potete vedere degli accenni di azione. Mai colpi, e finora sono stati doppiati, anche adesso se Bertozzi ci prova in qualche modo, ma vedete, terminano sempre fuori misura. E per terminare questa settima ripresa, sentite proprio dall'angolo, quando si ode il 10 o il 5, un modo per avvertire il pugile che sta finendo la ripresa, ma anche per incitarlo ad accelerare, a dare un po' più di sprint all'azione. Ecco un primo piano dedicato dal regista Luna alla valletta della serata. Ma andiamo a vedere il match con questa fase al replay. Fuori misura i sinistri di Bertozzi. Avete visto l'occhiolino strizzato all'angolo? Come dire, lo tengo, non lo lascio scappare più. Ancora suggerimenti intensi all'angolo di Bertozzi. Sta per cominciare l'ottavo round e speriamo possa avere una velocità diversa rispetto alla settima ripresa che abbiamo visto poco fa e che non ha offerto in effetti spunti degni di nota. Ottavo round ancora con Branco, che a nostro avviso ha un margine consistente di vantaggio. Siamo nell'ordine di 4-5 punti. Bertozzi può sempre dare delle sorprese, dei fastidi. Non tenere, dice l'arbitro a Branco. Comunque finora un match davvero pulito, senza scorrettezze. Sentite anche come dall'angolo
giungano dei segnali per invitare proprio Branco ad attaccare, a doppiare i colpi. Sono soltanto degli accenni ad avanzare, ma niente di concreto. Ecco, finalmente un sinistro di Branco. Si studiano molto i pugili. E dall'angolo di Branco c'è un certo disappunto, perché si invita proprio il pugile di Civitavecchia a portare i colpi, ma a dispetto di questi suggerimenti Branco sa bene che Bertozzi è insidioso anche quando tiene un atteggiamento tattico così apparentemente spavaldo, con il jab sinistro abbassato. E soprattutto difensiva adesso l'azione di Bertozzi. Il Branco sembra farsi più incisivo con questo destro. Pericoloso questo attacco a testa bassa, poteva agevolare una reazione di Bertozzi, che per fortuna di Branco non c'è stata. Molte pause. Adesso non è davvero un match spettacolare, ma anche Branco comincia un po' a essere stanco e poi è anche consapevole del suo vantaggio. Bertozzi fa il possibile, sa di trovarsi di fronte a un pugile dal pugno secco che potrebbe chiudere il match in qualsiasi momento, e miscelando proprio queste componenti si assiste ovviamente a un match che dal punto di vista tattico è interessante, ma come quantità di colpi certamente non ci si può aspettare molto. Terminata anche l'ottava ripresa, adesso bisogna vedere in queste ultime due riprese cosa inventa Bertozzi, perché deve ridurre ovviamente ancora lo svantaggio, mentre Branco non può correre rischi e deve cercare di chiudere se possibile il match prima. Vediamo con l'aiuto del regista Luna questa fase apparentemente favorevole a Branco, ma in realtà i colpi scivolano sui gantoni, sulle braccia di Bertozzi, che si sa difendere. Al di là di quell'addio disastroso che certamente ha inciso non tanto nel morale quanto sul cartellino del pugile, due KO, uno nella prima, l'altro nella seconda ripresa. Peccato, peccato, perché Bertozzi poi ha fatto vedere davvero cose buone, specialmente nella quarta ripresa. Ancora adesso la nona ripresa, penultima. Branco qui sembra avere un po' più di coraggio, non perché non ne abbia tutt'altro, ma è sembrato subito accontentarsi di quanto fatto nei primi momenti del match. Ripetiamo, siamo abituati a vedere un altro pugile ben più determinato, anche se ci rendiamo conto che Bertozzi, grande esperienza. Ecco qui una buona combinazione destro-sinistro-destro di Branco. Bertozzi subisce, va via, incassa con grande disinvoltura e ancora però lo stringe all'angolo. Guardate la difesa efficacissima di Bertozzi, che disorienta Branco, che poi però si avventa una serie di colpi. Bertozzi ancora lì, con grande coraggio, grande determinazione. Non riesce proprio Branco a mettere a segno un colpo ben preciso. C'è stata questa sfuriata che Bertozzi ha incassato e dimostra anche di avere assorbito con una certa naturalezza.
comunque nettissimo il vantaggio di punti ora in favore di Branco. Ancora l'inseguimento di Branco nei confronti di Bertozzi, ecco ora una serie favorevole proprio al pugile di Civitavecchia, che però si è anche girato, Branco si lamenta nei confronti dell'arbitro. Ancora buono Branco, ma deve continuare, deve dare consistenza alle sue azioni. Parte Bertozzi, ma rischia di subire il colpo d'incontro di Branco, che adesso è più baldanzoso rispetto a poco fa, dopo una settima ripresa anonima da parte dei due pugili. Ora Branco è nettamente più deciso. Attenzione, perché dal guantone sinistro di Bertozzi si è staccato un pezzo di nastro, l'arbitro potrebbe anche intervenire per consentire ai secondi di tagliarlo, perché anche se può magari sembrare banale, quel pezzo di nastro che è libero di volteggiare in realtà può essere davvero pericoloso per gli occhi dell'avversario, colpi di striscio che possono davvero fare male, procurare delle ferite. E qui termina la penultima ripresa. Quindi vedete, ecco l'arbitro adesso ha indicato ai secondi di tagliare, di provvedere. Sentiamo cosa dicono all'angolo di Branco. Gli chiede la borsa del ghiaccio a Bertozzi. Chiedono a Bertozzi di anticipare Branco. Metti colpi lunghi, basta, ma metti, non lo mette, non hai messo colpi lunghi e via. Ecco, guardate sempre come Bertozzi abbia questo atteggiamento un po' disincantato, con una guardia molto bassa. Dobbiamo dire che Bertozzi è stato bravissimo, dopo i due atterramenti, a reagire e mettere in difficoltà Branco nella quarta ripresa. Ultimo round con Branco, che a questo punto potrebbe perdere il titolo italiano soltanto in caso di KO da parte di Bertozzi. E si gioca tutto dunque in questi ultimi 2 minuti e 50 o poco meno. Una soluzione che, a dire il vero, gentili telespettatori, appare piuttosto improbabile, anche perché Bertozzi ha sì reagito, ma non sembra in grado di proporre contro Branco questa soluzione. Un Branco che ha un po' tirato i remi in barca nella parte centrale del match, ma che quando è stato sollecitato ha saputo dare una dimostrazione di quanto valga il suo pugilato, con degli attacchi improvvisi. Dunque vogliamo adesso vedere Branco contro avversari anche di spessore internazionale, perché il pugile di Civitavecchia merita anche altre opportunità, altre chance. Certamente non può bastare il titolo intercontinentale della WBU, conquistato il 13 febbraio del 97 a Civitavecchia contro l'ungherese Nogi. Ha buone qualità Branco, ma deve subito confrontarsi con altre realtà probabilmente più dure, mentre qui protesta per una testata subita. Dicevamo, anche contro realtà, contro pugili che lo possono davvero mettere alla frusta, ma soltanto in questo modo Branco può crescere, avere uno spessore mondiale. E crediamo che al di là di questo match i pugni di Branco, di Gianluca Branco, siano davvero preziosi. Silvio, il fratello, è già campione del mondo della WBU nei pesi medi. Ottime qualità anche da parte di Silvio Branco. Ed ecco qui la reazione nei confronti di Bertozzi. Anche per Bertozzi vale un discorso incoraggiamento, perché merita ancora di combattere, merita ancora di restare sul ring.
L'ha dimostrato questa sera mostrando grandissima lucidità, grande coraggio, determinazione. Ma il match non è ancora finito, vediamo proprio questi ultimi secondi con questo colpo d'incontro, un destro di Branco che sorprende Bertozzi, ma Bertozzi avanza, grande coraggio da parte di Bertozzi, che però vede sfumare ancora una volta l'obiettivo del titolo italiano, anche se nella categoria dei Welter Junior. Sta per terminare il match e il titolo resta dunque nelle mani, nei pugni di Gianluca Branco. Ecco Bertozzi, inquadratura del pubblico di Aulla. Ecco qui Bertozzi addirittura va a issare Gianluca Branco, e questo è già un implicito riconoscimento che la corona resta a Civitavecchia. Però bravo Bertozzi, bravo Massimo Bertozzi, che ha combattuto fino all'ultimo. Si pensava, a dire il vero, a un epilogo immediato del match dopo i primi due atterramenti, mentre vedete che l'arbitro, il signor Salvatore Avola, va a consegnare il suo giudizio. Tra poco sentiremo proprio la lettura del verdetto, ma non ci sono dubbi. Branco ha accumulato sul nostro tabellino almeno 6 punti di vantaggio nei confronti di un generosissimo Bertozzi, ma certamente soltanto il cuore non può bastare, il coraggio. Bisogna anche avere delle qualità in attacco che Bertozzi questa sera almeno è riuscito a esprimere soltanto in parte. Bertozzi comunque deve continuare, perché ha mostrato di essere ancora pugile lucidissimo, attento, mentre deve continuare, sia pure con diverse motivazioni, soprattutto con diversi obiettivi, Gianluca Branco, che tuttavia deve affinare qualcosa sul piano della determinazione e anche, perché no, su quello della tattica. Troppe volte abbiamo sentito nel corso del match dall'angolo di Branco giungere dei consigli preziosissimi, e con le qualità di Branco, se sfruttati, avrebbero certamente dato dei risultati positivi. E Branco invece spesso ha indugiato, è stato un po' restio ad accettare questi consigli, e Bertozzi ne ha approfittato per far prendere corpo alla propria azione. Ancora qualche secondo, qualche istante prima del verdetto. Ci siamo quasi. L'arbitro Avola che ha chiamato Bertozzi alla destra del teleschermo, e Branco che scuote un po' la testa. Vedete, forse non è contento neanche lui. La vittoria non è in discussione, dicevamo, certamente poteva arrivare in maniera diversa. Ecco, sentiamo proprio il colpo. Arbitro Avola, Branco 98, Bertozzi 94. 4 punti. Branco 98, Bertozzi 95. Più equilibrio per Papini, 3 punti. Branco 99, Bertozzi 92. 7 punti. Dunque resta campione d'Italia Gianluca Branco, l'avevamo detto, ma adesso, dopo questa 17esima vittoria consecutiva, Branco deve soltanto crescere, pensare a confermare non soltanto il titolo italiano, ma anche puntare a traguardi più ambiziosi. Bene, è tutto da Ulla, grazie per l'attenzione, gentili telespettatori, e a voi tutti la più cordiale buonanotte.